Buongiorno Italia e buon mercoledì 6 febbraio. Oggi gli inglesi festeggiano l'ascesa al trono nel 1952 della regina Elisabetta II. Noi italiani ricordiamo la nascita invece nel 1778 del grande scrittore e poeta Ugo Foscolo, gloria e vanto della nostra letteratura. Sempre il 6 febbraio nasceva nel 1911 Ronald Reagan, attore ma soprattutto 40esimo presidente degli Stati Uniti d'America. In carica dal 1981 al 1989 fu il protagonista Reagan della Guerra Fredda ed è stato anche l'unico presidente degli Stati Uniti ad essere sopravvissuto a un attentato che avvenne il 30 marzo del 1981, quando un folle gli sparò colpendolo al polmone sinistro e mancandolo di soli 2 centimetri dal cuore. Infine un po' di musica. Il 6 febbraio del 1945 nasceva in Giamaica Bob Marley, il re del reggae. E lasciatemi dire che insieme a questi grandi big ci sono anche dei grandi amici, i miei amici di Facebook, che oggi compiono per esempio 41 anni Roberto Giglio e 48 anni la mia carissima, dolcissima amica Elisa Iannantuono, alla quale faccio e ai quali a tutti e due faccio dei grandi auguri. Guardate quanto è bella Elisa. Si conclude questa sera la 3 giorni della Sagra del Tortello e Maiale a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Un evento gastronomico ed un modo per ricordare la tradizione della macellazione del maiale, un momento di grande festa per contadini e allevatori. Per l'occasione verranno serviti tutti i prodotti a base di carne di maiale, preparati come si faceva una volta, e cioè le salsicce, le costolette, i fegatelli, i ciccioli, i salami, gli insaccati, la porchetta, lo stinco di maiale, il tutto accompagnato dai tradizionali tortelli di patate. Caspita, un grande evento, andateci digiuni perché altrimenti non ce la fate. Con questo è tutto e se volete ci vediamo più tardi per parlare di una spesa che pesa molto sulle nostre tasche, quella del condominio. A più tardi.